Il 31 marzo del 2014 è stato l'ultimo giorno di produzione della Roland Europe di Acquaviva Picena, una delle aziende più floride e produttive dell'intera diocesi, ubicata lungo la valle del torrente Albula. Come noto, la chiusura è dovuta alla concentrazione dell'attività in Giappone, nazione di questa importantissima multinazionale del comparto musicale. In esclusiva noi dell'Ancora siamo andati a visitare lo stabilimento durante il suo ultimo giorno di produzione. Gli scaffali sono vuoti. Luca a passo lento sta per lasciare con la normalità di sempre il suo posto di lavoro. La chiusura di questo stabilimento porta via con sé un'unione tra dipendenti e superiori mai visti in una grande azienda, ma soprattutto un disagio per quelle persone che questa realtà l'hanno vista crescere, ma anche nascere, gettando sotto lo sguardo rinascimentale della Rocca le basi per brevettare nuovi prodotti. È il caso di Luigi Brutti, autore del brevetto della fisarmonica digitale. È una scelta quella di chiudere questo stabilimento, sinceramente non molto felice per quello che possiamo insomma giudicare noi da un punto di vista sia tecnico che musicale, perché questo è uno strumento che ha delle radici profonde in Italia e vediamo veramente con grossa difficoltà che possa essere spostato da un punto di vista produttivo all'estero. A causa di questa chiusura, 150 persone perderanno il posto di lavoro. Una brutta tegola per quelle famiglie che grazie alla Roland hanno trovato quella sicurezza economica tanto sognata. Riportiamo la testimonianza di Romina Rossi, sindacalista. Lo stato d'animo è di quelli peggiori e abbiamo cercato in tutti i modi di salvaguardare e tutelare i lavoratori. A noi quello che è interessato soprattutto era creare le fondamenta perché qualcuno abbia voglia di reinvestire su queste risorse, sul capitale umano. Persone in grado di fare il massimo grazie anche al grande lavoro che è stato fatto in questi anni. L'imprenditore c'è qualcuno che ha voglia di investirci, noi per primi ci mettiamo in gioco. Per l'ultimo atto della Roland Europe sono arrivati anche Don Alfredo Rosati, parroco di San Nicolò di Acquaviva Picena, e il nostro vescovo Monsignor Carlo Bresciani, a testimonianza del grande abbraccio della nostra chiesa truentina a questa realtà produttiva. Il senso della mia presenza qui questa sera è quello di portare la solidarietà della Chiesa a questi operai che stanno tremando un po' per il loro posto di lavoro, devono chiudere l'azienda per la quale hanno dato tutta la loro energia, tutta la loro intelligenza, tutta la loro creatività e quindi alla loro preoccupazione. E anche portare un segno di solo di presenza della Chiesa, ma anche la benedizione del Signore perché il futuro non sia nero, ma nel futuro si possono aprire delle speranze di continuazione del loro lavoro e soprattutto perché le loro famiglie possono continuare a godere dell'aiuto che chi lavora può portare perché la loro dignità di lavoratori venga salvata. Mi auguro con la mia benedizione di poter ritornare presto a benedire la ripartenza di questa azienda. Dove sono dirette questi ultimi strumenti? In Giappone. Devo salire, ma poi riprendere che sto salendo. Con le parole del nostro vescovo Carlo siamo arrivati alle ore 17 del 31 marzo 2014. L'ultimo carico di strumenti per il Giappone è stato inserito nel container. Tutto è vuoto e i cancelli si chiudono, ma fortunatamente c'è qualche speranza. Una speranza denominata Maurizio Sorbi, il quale porrà il suo contributo affinché lo scorrer lento e inesorabile del cancello possa in futuro riaprirsi per il bene comune dell'economia nazionale e le fisarmoniche digitali made in Acquaviva possano suonare festanti in tutto il mondo.